Io credo che quello che sta accadendo in queste giornate a Udine sia di estremo interesse per il destino non solo dei centri storici ma delle città italiane. Dal punto di vista operativo io sto realizzando da 21 anni un'esperienza in casa Confcommercio nazionale che mi porta a progettare interventi di riqualificazione urbana sui centri storici all'insegna del binomio riqualificazione urbana rivitalizzazione economica, quindi dovendo porre attenzione non solo alle genti che le abitano ma anche alle genti che vivono ed operano nei contesti urbani. La dinamica che sta caratterizzando le città italiane in questo momento è di estrema preoccupazione poiché siamo in presenza di un processo di lento e graduale spegnimento dei centri storici che porta per esempio per una città come Gorizia dove sto lavorando in questo momento, mi porta a dichiarare che il 29% degli spazi commerciali che caratterizzano lo zoccolo della città sono oggi chiusi. Non è diversa la situazione a Bari dove le attività dismesse sono pari al 22% o nella fantastica piccola e magica Assisi dove anche lì osserviamo una dinamica di spegnimento delle attività commerciali. Il dover porre rimedio a questa rilevante questione ci obbliga a lavorare in una logica di progettazione partecipata che non coinvolge solo gli operatori economici ma anche i cittadini e quindi la caratteristica del lavoro che andiamo svolgendo in Italia è a nostro avviso interessante proprio perché si realizza nell'ambito di laboratori di progettazione che coinvolgono oltre che le municipalità anche i cittadini e gli operatori economici. Credo anche questo, che in una giornata così particolare come quella di oggi, che ha visto dover decretare il lutto nazionale per gli eventi tragici della Sardegna, dove una parte di territorio, ma non è dissimile la situazione in molte altre parti del paese, dove si sono verificate sciagure legate a situazioni ambientali, che derivano a mio avviso dal fatto che noi non poniamo più a quello che è un nostro bene primario, la città e il territorio. E allora ecco che questo forum udinese che voglia guardare al futuro, secondo me è di estremo interesse perché ci obbliga a guardare all'innovazione possibile per tutelare città e territorio nel rispetto però della tradizione che ha caratterizzato per millenni le città italiane.